Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un'analisi della nuova Aprilia RS GP 21, una moto che sebbene prende come base la RS GP 20 della passata stagione, presenta delle novità incredibilmente interessanti e direi quasi quasi rivoluzionarie. Come detto amici, per quest'anno la casa di Noale ha deciso, grazie alle concessioni, di concentrarsi un po' su tutte le aree più importanti, facendo alla fine nel complesso un enorme passo in avanti. Per darvi un'idea dell'enormità del salto prestazionale dell'Aprilia, vi dico che la RS GP21 con Aleix Espargaró ha demolito il record del tracciato di Jerez con un tempo di 1 minuto 37 secondi e 7, un tempo ben 3 decimi più veloce del record precedente ottenuto da Marc Márquez. Veramente impressionante. Beh, ora senz'altro la parola a Romano Alvesiano che ci spiega in dettaglio i cambiamenti apportati a questa nuova moto. I nostri ingegneri hanno portato in pista un'ulteriore evoluzione di un progetto che ha un grande potenziale ancora da esprimere. Siamo intervenuti su tutti gli aspetti, da quelli visibili come la nuova aerodinamica o il forcellone in carbonio, ad interventi profondi su ciclistica, motore ed elettronica. Il pacchetto che porteremo in pista nella fase iniziale della stagione verrà poi ulteriormente sviluppato secondo un programma di lavoro sostanzialmente già definito. Ok, ora amici, come sempre, andiamo a fare un confronto tra la vecchia RS GP 20 e la nuova RS GP 21. Ed iniziamo con il frontale, dove possiamo vedere un nuovo cupolino più rastremato che segue la tendenza di puntare a ridurre la sezione frontale il più possibile. Sul cupolino di questa nuova RS GP 21 sono presenti nuovi winglets più grandi e radicali con una configurazione inedita a doppia ala di ispirazione Formula 1. Una soluzione molto interessante che aggira alla perfezione il regolamento e che interagisce in maniera molto armonica col nuovo Airbox in stile Yamaha M1, che ora diventa più alto e stretto. Sul posteriore invece troviamo delle soluzioni ancora più interessanti. Inizio col codone che ora è diventato più lungo e fa utilizzo del sistema Mass Damper, utilizzato da tempo dalla Ducati. Come conseguenza di un nuovo motore V4 più potente e che ora fa utilizzo di nuove testate, vediamo uno scarico di nuovo design, piazzato sopra il codone e sulla zona del forcellone. Forcellone che ora è interamente in carbonio e che continua a far uso del deflettore d'aria visto in gara la passata stagione, ma che ora diventa ancora più voluminoso. Per ultimo, amici, la vista laterale. Iniziamo dall'anteriore, dove troviamo le tipiche forcelle Hollins con fodere in carbonio e il tipico passaruota Aprilia che diventa uno con la semicarenatura in carbonio, che compie una funzione principalmente aerodinamica, ma anche di raffreddamento dei freni. Da questa foto potete apprezzare anche l'angolo di attacco più aggressivo dei nuovi winglets sul cupolino, probabilmente perché come nella Ducati GP21 sono stati pensati per essere utilizzati col Hole Shot 2.0, soluzione copiata alla Ducati e che aveva fatto esordio la passata stagione sull'Aprilia RS GP 20. Possiamo anche vedere su questa Aprilia RS GP 21 il nuovo telaio a trave in alluminio con rinforzi in carbonio, la nuova carena e il nuovo parafango posteriore più voluminoso. Per ultimo vi propongo quest'ultima foto che ci permette di apprezzare certi dettagli extra come ad esempio la zona dei radiatori e il magnifico design piatto dello scarico inferiore. Ok, per l'analisi è tutto, ora le conclusioni. Allora, amici, sembra l'Aprilia abbia sfornato una grandissima moto. Sembra ora rimangano solo due punti interrogativi. Il primo riguarda il motore, perché secondo Espargaró continua, almeno per ora, a mancare la potenza.
Il secondo interrogativo sono i piloti, perché in Aprilia non sono sicuri della velocità di Savadori, che ha fatto fatica sia nelle ultime gare della passata stagione, sia nei test di quest'anno a Jerez. L'Aprilia per quest'anno voleva un giovane talento Moto2, ma nessuno di loro sembrava essere interessato a guidare questa moto. Qualcosa da non credere. Per ultimo, amici, vi volevo far vedere qualcosa di straordinario che ha fatto l'Aprilia per il lancio di questa moto. Sto parlando di questa bellissima scritta Fausto sulle ali di questa nuova RSGP 21. Auguro come sempre il meglio all'Aprilia, un marchio a cui tengo tanto. Aspettiamo che questa sia una bellissima stagione, aspettiamo che riescano a dedicare a Fausto una bellissima vittoria. Beh ragazzi, per questa analisi allora è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta con un altro video. Saluto a tutti, alla prossima!